Benvenuti oppure ben ritrovati in questo nuovo, nuovissimo video. E già la intro è difficilissima da fare perché dietro le quinte quest'oggi ho un ospite speciale. Effettivamente ce ne sono due. Bella raga, sono Cricolla. M'avete già visto? Ma non è vero, non m'avete già visto in questo canale. C'è la nostra mascotte portafortuna nei miei video, quindi vi consiglio di passare anche dal mio canale. E facciamo anche un piccolo recap di che cosa porti sul tuo canale. Allora, nel mio canale principalmente porto video urbex. Cos'è l'urbex? Sono delle esplorazioni di posti abbandonati, dove ha partecipato anche l'Omrix in diversi posti, e porto anche vlog e altre cose che vedrete solo se passate al mio. Ebbene, però quest'oggi ci troviamo sul mio canale, sul canale L'Omrix, e siamo qui in un nuovo episodio del Unboxing Time. Infatti quest'oggi ci troviamo qui un qualcosa di veramente particolare. Sembra cosa che c'è qua all'interno di questo dildo bello grande. Che cazzata. Ebbene, quest'oggi invece siamo qui con una mystery box a tema Yu-Gi-Oh. Cavolo, speriamo che Kaiba non si accorga che quella è solo la mia patente scaduta. Infatti, all'interno di questa mystery box, che ho pagato all'incirca 35 euro, esclusa la spedizione, ci dovrebbero essere all'incirca 900 carte. Diciamo che sono per lo più carte della prima serie iconica di Yu-Gi-Oh! Infatti oggi ho portato qui la Pop Yami Yugi. Diciamo che magari sarà anche più un miscuglio che prima edizione. Diciamo così. Tanta roba, no, tanta roba. Tanta non roba. È merda, ma c'è tanta roba, dai. Tanta roba, dire così, tanta roba. Divertente, facciamo un tuffo nel passato e cambiamo subito inquadratura. Ebbene, cambio di inquadratura, gente, abbiamo una prima visuale qui sul pack che abbiamo preso, e invece lì abbiamo la webcam. Coniglio, che si chiama? E andiamo a vedere con l'inquadratura nel dettaglio che cosa c'è sull'interno. Abbiamo un panetto di droga. Bello questo, Bello. Questo è bello, però. Facciamolo vedere. Fallo pure vedere. Questo è bello. E un'altra panetta di droga. Di droga. Parto con un piccolo mazzetto io. Attaccati a sto cazzo. Sinceramente, sono tenuti abbastanza bene, I 7 attrezzi del bandito! Questa è vecchia. Sono tutte, guarda, queste sono tutte il formato vecchio. Unità, risucchi energia, morfotronico. Dispositivo di salvataggio obbligatorio. Fantastico. Rinforzi in inglese. Mura del castello. Doppio mura del castello. Grande tumulto. Mamma mia. Azzardo! Questa è la carta che avevo. Questa carta è per un mazzo stupido, ecco. I tribute myself! Cioè, bellissima. Poi sono proprio carte vecchie. Sì, ma... Inverti trappola, incredibile. Doppio. Cambio. Alcune carte, ragazzi, mai viste comunque alcune carte. Alcune sono... Ragazzi, queste qua sono veramente vecchie, sono veramente bellissime. Bombardamento delle rovine. Terra, solare. Eroi, rinforzi! Sono belle. Maledizione di Anubis. D'accordo. Il dio. No, il dio Anubi. Per chi segue, grazie. Anubi. No, Anubis pure, ragazzi. No, il dio Anubi no. Ciao di Sparta. Scorpione d'acciaio. Bellissimo. Oh, no. Questo è un pippone. Oh, sono di granaggio antico. Io al mio mazzo è principalmente in granaggio antico. Tavo chiave. Trent! Fortissimo! Fallo vedere, 5 stelle, 1007. Fortissimo, 1005. Trent. Pure sbagliato. 1005 a Trent. Va bene. Bello! La bestia. Kaiser, bellissimo. Una delle mie carte. L'ho coda tre gobbe. Larva di falena! C'è questa, ragazzi, fuori di testa, la usava Brukido Aga. Okay. Sì, era merda. Tu la puoi smettere di sghignazzare? Zombie con azzate. Tempesta con l'interessa bene. Ragazzi, comunque, a parte gli scherzi, che io continuo pure a farle vedere. Intanto, bellissime carte anche senza effetto. Ma devi farle vedere, non a me. Sto facendo vedere. Comunque, tantissime carte anche molto utili per il GOT format, per chi gioca. Rimpicciolire, bellissimo. Fedele della luce. Già, questa è un po' più moderna, formato Edison, infatti abbiamo anche Horror Fede della Luce. Rinforzi! Rinforzi! Carta
più di merda che possa esistere in questo momento. Rinforzi! Ma minimo 6. Cioè, ne abbiamo presa al minimo 6. No. Rinforzi! E poi abbiamo anche mura del castello, che ne abbiamo trovate già un fottio di mura. Giara della Cupidigia. Buona carta anche questa. Anche dispositivi ce n'è un botto. Cupidigia insaziabile. Ma continuiamo perché qua c'è dono dell'elfo mistico. Ragazzi, questa qua è fantastica. Io la conosco, è abbastanza divertente come carta. Azzardo, doppio azzardo. Rinforzi. Allora, rivedere. Rinforzi. Ombra degli occhi, bella. Ma che cazzo mi frega, qua mi ha dato tattica ondata umana. Rinforzi. Evviva. Ok, meno male che non abbiamo trovato un altro rinforzo, perché sennò sclerato. No, veramente, un altro rinforzo era da... Prima l'assaggio, invece Nigri... Tarocca. No, la prima tarocca, ragazzi. La prima tarocca ufo. Una, Lucerto la corazzata. Masashi. No. Bozzolo dell'evoluzione. Ragazzi, c'ho anche il deck in salotto io. Bellissimo, lo facciamo alla Brukido Aga. Alla Brukido Aga lo facciamo il deck. Lo metto quello. Deve essere un demente. Petem, buona carta. Un illusorio, un d'oro. Rispesso Petem, buono. Un altro. Lady Arpia, bella, rivederla. Il drago all'altro, numero 1. Lady Arpia 1, doppia. Lady Arpia 2, Lady Arpia 3. Forza d'attacco Goblin, potentissima. Ecco, Goblin furtivo, una carta che ci serve. Bellissimo. No, questa è una sola pazzesca. Questa carta può essere piantata in terreno solo per effetto di il primo sarcofago. No, ma è tipo una combo con tre carte che fa schifo al cazzo per giocare un pippone. La luna! Questa è la luna! Quella che attacca il soldato di pietra che la distrugge nel... Now, Stone Soldier, destroy the moon! Oh, mamma mia! Anfora dell'avidità insieme a un bellissimo mostro resuscitato. Questo vale il nemico. I summon Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck! And I summon Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck! Then I play Magic Force! E ora tocca a lui. Oh, ciao Slappy! L'ospite speciale che porta fortuna nei nostri indugobex. È vero. Un po' di barriere. Ah sì, tanto. Blocca attacco. No! 7! La usa. Mamma, benedizione del Nilo. Quelle carte, ragazzi, io mai viste. Che meraviglia. Coppa d'assi. Una carta molto buona. La si usava nel primo formato di Exodia. Direi di passare a quello chiuso più bello, che alla fine gli altri sono tutti uguali, però sì, a parte la carta che è per chiudere. Ma penso che ci sia poi sempre stessa roba. Guarda che tutta la merda che stai lanciando a terra la raccoglie l'Omrix, non l'ospite. La raccoglie l'ospite. Ma allora l'ospite non verrà più. No, Moki Moki. Carta potentissima questa qua. Eccolo il nostro soldato di pietra che grazie al suo attacco ha distrutto la luna. Madonna, che brutto è questo. Ma povero. È orribile. Poi anche scarsissimo. Una merda. Questa qua è stata censurata. C'è la sua versione giapponese che gli si vede un po' le zinne. Anche a bustina, Trix. È la versione censurata qua in occidente. Continuiamo con Muka Muka. Gira e Gumo, potentissima carta. Antico elfo. Se che se sbagli perdi metà. Masaki. No. Sì. Portarizzi. Io so cosa dire. Che soppopera, dovete sapere bene, ragazzi, che l'unione di due parole, sapone, perché deriva da un'antica ditta saponiera, e opera. No! Incredibile! Ragazzi, era da una vita che lo volevo. Mamma mia, non l'ho mai comprato perché è veramente inutile. Castello delle illusioni oscure. Pippone incredibile. Drago del tuono, carta usata in God Format. Oh. Non ci credo! Cazzo, spadaccino di Landstar! Una delle carte più potenti del mazzo di Joy. Una delle carte più potenti del gioco. This is epic. Ebbene gente, siamo giunti alla fine anche di questo video qua. Io in primis ringrazio il mio fratello per essere stato paziente ed essere stato qui con me. Però voleva assistere anche lui a questo super unboxing. Un ringraziamento speciale anche al nostro ospite. Quindi gente, io vi ringrazio sempre di essere arrivati fino alla fine del video. Vi ricordo di lasciare un like, un dislike, un commento qui sotto. No.
siamo giunti alla fine di questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, un'iscrizione e un commento, che mi raccomando, l'iscrizione è gratuita. Quindi noi ci becchiamo a un prossimo video. Bella raga.